Cominciamo prendendo un cartoncino bianco che piegheremo. Su di esso segniamo dei punti a distanza di 5 cm. Questi saranno i petali e ne faremo 6. Dopo averli ritagliati, con dell'ombretto giallo o dorato, coloriamo il dorso e la punta di ogni petalo e al termine spruzziamo della lacca perché il colore rimanga. Quindi incolliamo i petali senza sovrapporli del tutto. Posizioniamo un piccolo pezzo di biadesivo che ci servirà dopo. Per ora lasciamo che la colla asciughi. Prepariamo intanto i pistilli con un cartoncino verde alla cui estremità incolleremo un cartoncino giallo. Tagliamo quindi 5 piccole strisce. Poi arrotoliamo e incolliamo. Con una foratrice ci procuriamo un piccolo cerchietto giallo. E dopo averlo piegato a metà, lo incolliamo nel pistillo centrale. Ora leviamo la pellicola dell'adesivo sui petali e ponendo al centro i pistilli chiudiamo il fiore. Assicuriamo poi il centro con della colla. Per quanto riguarda le foglie, il procedimento è quello dei petali.
Procuriamoci per questo fiore 6 quadrati di cartoncino di 3 misure diverse. Pieghiamo il primo cartoncino a metà, facendo coincidere gli angoli opposti. Quindi ripieghiamo gli angoli ottenuti in questo modo. Ora disegniamo la sagoma del petalo, che poi ritaglieremo. Nel fiore ottenuto, apriamo meglio i petali e ripetiamo la procedura per tutti i quadrati. Con un ink pad e una spugnetta da trucco, invecchiamo i bordi. Quindi pieghiamo i petali per renderli tridimensionali con l'aiuto di un pennello. Siamo pronti ad incollare i vari strati con del nastro gommato biadesivo per dare volume. Aggiungiamo poi un bottone infimo al centro. Per mostrarvi come piegare i cerchi che ci occorrono, utilizzo questo campione più grande. Pieghiamo quindi il cerchio a metà. Lo riapriamo e lo pieghiamo nuovamente in modo da formare una croce al centro. Segniamo e pieghiamo le estremità vicine della croce in questo modo. Ora ripieghiamo, risvoltando nuovamente le parti. Questo è quello che otterremo. Ripeto il procedimento per maggiore chiarezza. Per il fiore ci occorranno 9 piccoli cerchi con un diametro di 3,6 cm perché ci tornino le misure.
Dopo aver incollato i petali in cerchio su una base tonda, otterremo questo. Per ora è tutto. Buono scrap a tutti!